Che meraviglia!
l'orchestra da camera del Conservatorio Toscanini di Ribera, diretta dal maestro Maniaci. Ancora un applauso, complimenti. Sempre un brivido sentire le note di Nuovo Cinema Paradiso, e anche un applauso alla solista soprano Sara Semini. Orchestra del Toscanini di Ribera, ancora un applauso, grazie, grazie per aver aperto questo momento straordinario dedicato a un film che ci ha emozionato e continua ad emozionarci, il Nuovo Cinema Paradiso. E abbiamo qui oggi a Ribera la fortuna di avere Totò Cascio, accompagnato da Felice Cavallaro, per questo incontro dedicato a un libro, La Gloria e la Prova, il mio Nuovo Cinema Paradiso. Salutiamo anche chi ci segue in diretta da Ribera per questo appuntamento straordinario dedicato appunto a questo libro. Intanto invito gli altri relatori a raggiungerci sul palco, il presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, l'onorevole Nenè Mangiacavallo. Spiegheremo che questo incontro è dedicato proprio a un Consorzio Universitario di Agrigento, Global 3, Learning 3, importantissima iniziativa che continua ormai da anni. Antonina Triolo, dirigente dell'Istituto Crispi di Ribera, prego onorevole. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo. Una grande presenza qui tra noi, uno studioso importante, un giornalista che ci farà entrare dentro Cinema Paradiso. Sto parlando di Ivan Scinardo, direttore del Centro Sperimentale Cinematografia di Palermo. Prego, un grande onore averlo qui oggi. Converseranno con Totò Cascio, con Salvatore Cascio, che ancora ringraziamo per essere qui. Felice Cavallaro coordinerà questo incontro, la presentazione di questo libro. Ci saranno anche i vostri interventi, cari ragazzi, ma prima di passare il microfono a Felice Cavallaro, che è, oltre ad essere uno scrittore, giornalista del Corriere della Sera, il direttore della Strada degli Scrittori, che assieme al Consorzio Universitario di Agrigento organizzano questi incontri, e questo incontro in particolare voluto qui a Ribera per voi, per questo cinema straordinario che dà il senso giusto per parlare di questo libro e per parlare di quel film che, come vi dicevo, sempre ci incanta per tante ragioni, che è appunto Nuovo Cinema Paradiso. Vediamo un video realizzato dai ragazzi che introduce appunto questa conversazione. Ascoltiamo, certamente. E allora io darei proprio, ecco qua. Cinema Paradiso. Bene, però ora che lavoro forse non giocherò più. No, non la fare. Ti troverai con un pugno di mosche in mano prima o poi. Perché? Che significa? Che questo non è il tuo lavoro. Per ora il Cinema Paradiso ha bisogno di te, e tu giustamente hai bisogno del Cinema Paradiso, ma non. Con il film premio Oscar iniziano per Totò anni di fama e di celebrità. Il suo secondo film è una fiaba moderna dal titolo C'è un castello con 40 cani, diretto da Duccio Vessari. Magari, ma che ti devi andare, hai capito? Basta con una tromba suoni e tu fai quello che la tromba dice. La tromba è stupida, come un computer. Perché se non c'è uno dietro che schiaccia i bottoni o che soffia dentro, la tromba mica suona. Non obbedire mai a nessuno. Se proprio vuoi farlo, obbedisci a me, che non me ne approfitto. Il suo talento viene presto riconosciuto dai grandi artisti dello spettacolo. Comincia a partecipare come coprotagonista in diversi film, come Stanno tutti bene di Giuseppe Tornatore, recitando a fianco al grande attore Marcello Mastroianni. Sei stanco, papà? Un pochino. Mi dispiace.
Ma ora dove te ne vai? Nel 1990, durante la settima edizione della Notte dei Telegatti, Totò consegna un premio speciale alla celebrità americana Sylvester Stallone. Premio speciale di diffuse luce e canzoni per l'attore internazionale più popolare. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. C'è Totò che voleva fargli una domanda. È un suo eroe, come l'eroe di tanti e tanti, grandi e piccoli. Perché non facciamo un braccio di ferro? Successivamente incide un 45 giri con Fabrizio Pizzi dal titolo L'Orso. Compare inoltre nell'opera Jackpot di Orfini, dove conosce Adriano Celentano, che in seguito lo sceglie per partecipare al programma Svalutation. Vuoi dire che vorresti usare 454.000 di capezzo per dei vestiti? È come se non riuscissi a vedere molto bene, e anche a non sentire. Potrebbe essere il sistema di trasferimento. Tieni il volume bello forte e l'acceleratore a tavoletta. Ho trasformato il tuo stereo in un impianto di trasferimento e arriverai a servirite in un panino. Almeno spero. Per Totò però sono anni difficili e decide di ritirarsi a Chiusa Sclafani, dove attualmente vive lontano dai riflettori. Nel 2021 trova la forza di ricominciare e nel 2022 pubblica il suo libro autobiografico La gloria e la prova come inizio del suo nuovo cinema paradiso 2.0. Come ci racconta Totò nel libro, tutto può cambiare, basta volerlo, basta impegnarsi. Amare la vita, amarla davvero, questo è il segreto. Grazie Totò. Sicuramente la tua storia sarà utile di più di noi, perché da oggi apprezzeremo di più il prezioso dono di Dio che è la vita. Ecco, la quarta G del liceo scientifico ha realizzato questo video straordinario. Luisa Campione, Ludovica D'Angelo, Asia Ficara, Gaia Marchese, Giuseppe Sgro, Clelia Tortorici, Giulia Triolo, Jack Vergadamo. L'applauso è per tutti voi e per la professoressa, per tutte le docenti del liceo. Felice Cavallaro. Totò Picone. Un umile lavoratore della strada degli scrittori, colonna portante con Gaetano Pendolino, Gioacchino Schicchi e tanti altri che sono qui, con Giacomo Fattori e i suoi tecnici che sono al lavoro per consentire questa diretta della strada degli scrittori in collaborazione con l'università, il consorzio universitario di Agrigento e quindi il presidente René Mangiacavallo, che ci onora di questa collaborazione con il progetto Global Learning 3. Significa che già da qualche anno siamo andati avanti. Ma io devo cominciare facendo i complimenti a questi ragazzi che hanno realizzato questo video che ci dà proprio immediatamente, ci fa entrare nell'alveo di questa conversazione che è centrata proprio sulla gloria di Totò Cascio. Un video, dice Totò, adesso gli passo subito il microfono, che vuole avere con sé perché vuole ascoltarlo e riascoltarlo. È una miscellanea straordinaria di questa gloria che ha investito un bambino quando aveva 8 anni, che ha continuato per qualche anno anche con tanti altri film e con la possibilità che ha avuto Totò Cascio di stare accanto, ma davvero ai grandi. Poi vi racconterò di Al Pacino, oltre che Sylvester Stallone, come avete visto, ma Gassman, Alberto Sordi, non avete idea, ne parleremo. Però appunto questa gloria in qualche modo si ferma a 20 anni fa. Molti di voi non erano ancora nati, anzi quasi tutti a quanto pare. Eppure perché da 20 anni non si parlava più di questo ragazzo? Perché, come ci avete visto entrare in scena, io ho accompagnato Totò per sedersi a questa sedia, gliel'ho indicata con le mani, con tanti sensi che ci hanno unito in quel momento, ma non l'ha vista. E allora vi vorrei pregare per un attimo di chiudere gli occhi, pensare a cosa significa la mattina svegliarsi, cercare il dentifricio, poi una camicia, dov'è,
che colore hanno le calze che dobbiamo indossare, dov'è il libro per andare a scuola, come muoverci, da chi farci accompagnare. Ecco che siamo arrivati alla seconda, al secondo termine di questo grande libro, che è La gloria e la prova. La prova, la prova peggiore che possa esserci, perché evidentemente ritrovarsi come Filino Arè in quella cabina di regia, in quella cabina di trasmissione di cinematografica, quando lui dice al piccolo Totò: tu sarai i miei occhi. Beh, è inevitabile che l'emozione ci sovrasti. Ma allora voglio entrare subito nel merito, e prima di passare ai saluti del sindaco Triolo, del sindaco Ruvolo, della professoressa Triolo e del presidente Mangiacavallo, voglio subito chiedere a Totò Cascio perché qui c'è scritto sulla copertina del libro, oltre che La gloria e la prova, che questo è il suo nuovo cinema paradiso 2.0. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Premesso che 34 anni che giro, non è piangeria la mia, però oggi sono davvero emozionato. E quindi è straordinario. Il mio nuovo cinema Paradiso 2.0, il sottotitolo del mio libro, è la mia ripartenza. E quindi, siccome io ho avuto nella mia vita la gloria, il buon Dio mi ha dato la possibilità di fare un film cult, no? Nuovo cinema Paradiso, essere stato scelto, amato da tutti, e quindi ho avuto il successo, la fama, la gloria, e tutto questo penso che siamo tutti bravi ad accettarlo, no? Sfido il contrario. E poi ho avuto un altro dono, che adesso per me è un dono. La prova, la mia retinite pigmentosa, che per anni l'ho vissuta come una condanna. Adesso no, è una condizione. Naturalmente, siccome io sono un uomo forte, coraggioso, il vero uomo si vede nella prova. E quindi sì, mi fa piacere vendere tante copie del mio libro, avere la stima, l'affetto di tutti, però credetemi, la mia missione siete voi. Io ho creato un progetto che si chiama La gloria e la prova, che porterò in giro dal prossimo autunno in tutta Italia per le scuole, perché la cosa più bella è comunicare con i ragazzi. Non c'è altra cosa più nobile e più coraggiosa. E quindi, siccome nella vita nessuno la può sapere o può avere il controllo di cosa succederà, però abbiamo la facoltà, la possibilità di reagire. E quindi, cari ragazzi, spero davvero di cuore, intanto, che sia un arrivederci, perché mi piacerebbe ritornare. Però qualsiasi difficoltà, qualsiasi prova, non vergognatevi nel chiedere aiuto. Chiedere aiuto non è debolezza, piangere non è debolezza, anzi, è la forma più alta e nobile del coraggio. E mai arrendersi davanti a una prova che la vita ci dà. Quindi, siccome io sono ripartito, per me la mia retinità adesso è un dono, perché sono più forte di prima, se no non apprezzavo la vita come l'apprezzo adesso. Dai, bisogna andare avanti con forza, perché abbiamo tutti bisogno di ripartire, di testimonianze. Davvero oggi sono felicissimo di essere qui, mi avete davvero emozionato. Grazie. Grazie a te Totò, grazie per queste parole. Entriamo subito nel vivo dando la parola al presidente Mangiacavallo per un saluto e poi continueremo. Grazie Felice. Ci sono due sentimenti, due sensazioni contrastanti in me oggi. L'emozione, che condivido con Totò, e la soddisfazione.
L'emozione perché dopo 34 anni mi ritrovo su questo palco felicemente accanto a Toto Cascio. Era il 1989, organizzai come presidente di un'associazione di servizio una quattro serate a favore dell'UNICEF. La serata finale ha visto la partecipazione di Insigni, autorevoli rappresentanti del mondo dello spettacolo. C'era Walter Chiari, c'era Valeria Fabrizi, c'era Toto Cascio, c'era Leo Gullotta e tanti altri. Il protagonista di quella serata, e non lo dico perché è presente, è stato proprio Toto Cascio, che era considerato, non a torto, l'astro nascente del cinema italiano per questa splendida interpretazione in Nuovo Cinema Paradiso. Tant'è che, se potete mettere cortesemente la foto successiva, grazie. Tant'è che, può andare avanti con la foto? Un'altra ancora? No, bisogna andare indietro, ma è stata ridotta comunque l'immagine. Quell'immagine voleva, ecco, è questa qui, perfetto. Questa è un'immagine particolarmente significativa. Walter Chiari si inchina. Che allora era considerato il decano degli attori del teatro italiano, si inchinò ai piedi di Toto Cascio. No, non solo per quello, Toto. È stato sicuramente un segno di riconoscimento per il tuo impegno. Lo ripeto per chi non ci ha sentito, per non aver microfonato, perché ero piccolo, ha detto Toto Cascio, ma nelle Mancanze da Cavallo lo corregge. Quindi mi fa piacere che dopo 33 anni Totò ritorni da protagonista su questo palco. Per questo io ho provato emozione, e principalmente per quello che ha detto e per come l'ha detto. Perché soddisfazione? Soddisfazione perché la presenza di questi giovani, la presenza di autorevoli insegnanti e di autorità, conferma che la strada che abbiamo intrapreso, caro Felice, è una strada indiscutibilmente positiva, che sarà sicuramente foriera di risultati, così come è stata nelle edizioni precedenti del Global Learning che stiamo portando avanti. Noi siamo particolarmente lieti, felici, onorati di avere portato avanti questo progetto con delle eccellenze, non solo della provincia di Agrigento, ma della nostra Sicilia, ma anche dell'Italia. E approfitto di questa occasione per rivolgere un sentito, caloroso ringraziamento all'eccellenza del Conservatorio Toscanini, con i quali stiamo collaborando in questo progetto, e all'autorevolezza, al prestigio dell'Associazione La Strada degli Scrittori, che oggi è qui rappresentata dai suoi vertici. Non mi soffermo sul Conservatorio e sulla Strada degli Scrittori perché la faremo lunga. Desidero dire semplicemente che questo progetto Global Learning 3 è rivolto alle future generazioni, con una duplice motivazione. In primo luogo trasferire sapere, trasferire conoscenze, formare in maniera particolare sul fronte professionale, ma principalmente offrire nuove opportunità di lavoro nel settore dello spettacolo, nel settore dell'arte, nel settore della letteratura e così via. Per cui questo percorso che noi abbiamo intrapreso è sicuramente particolarmente significativo per un processo di valorizzazione di una provincia che ha delle potenzialità straordinarie, le più importanti siete voi, e che noi abbiamo il sacrosanto dovere di utilizzare, non di sfruttare. Noi abbiamo cercato di promuovere questa attività itinerante. Oggi siamo a Ribera, siamo stati in altre sedi, saremo a Racalmuto, saremo in altre realtà della provincia di Agrigento, proprio perché è bene coinvolgere tutte le realtà, in maniera particolare quelle significative come l'Istituto Crispi di Ribera. E ringrazio, per ringraziare tutti gli studenti e tutti gli insegnanti, la preside che è qui presente. Noi siamo fermamente convinti che queste realtà devono essere coinvolte perché devono fare traino ad altri. La nostra prospettiva e il nostro impegno è quello di sviluppare la terza missione, cioè non solo occuparci della preparazione accademica, dell'attività didattica universitaria. Noi vogliamo contribuire convintamente alla crescita sociale, economica, culturale, anche per le manifestazioni sportive. Domani ce ne sarà una estremamente importante che collega legalità e sport. Vogliamo fare crescere questa provincia, e per poter andare avanti abbiamo bisogno di un alimento costante, di un fondamento di riferimento che è il mondo della scuola. Preside,
Questa è la prima occasione di incontro fra il consorzio universitario e la vostra autorevolissima scuola. Ti posso anticipare che ci saranno altre occasioni, anche perché partirà il prossimo anno un corso per l'insegnamento della lingua siciliana. Non è un errore, della lingua siciliana, non del dialetto siciliano. E siccome ci sarà un'attività pratica da abbinare alla preparazione teorica, ti chiedo, eventualmente sarebbe disponibile la scuola ad accogliere per il tirocinio che dovranno fare questi ragazzi, ad accogliere 4-5 di questi che poi diventeranno i formatori per la lingua siciliana? Acquisisco la tua disponibilità. Non la faccio lunga perché il protagonista è Totò Caccio e ci sono altri che dovranno parlare. Vi ringrazio semplicemente per quello che fate e principalmente per quello che farete per questa città, per questa provincia, per la nostra Italia. Se potremo aiutarvi mettendo a disposizione i nostri corsi di laurea, i nostri corsi di formazione, tutte le attività collaterali, noi saremmo particolarmente onorati. Non perché il consorzio universitario di Agrigento è a due passi da casa o perché molte persone non pagano le tasse, perché al di sotto dei 25.000 euro del reddito non si pagano le tasse, ma perché dovrete riconoscere nel consorzio agrigentino, anche per questo tipo di attività, un riferimento di eccellenza. Lo sarà ancora di più se ci darete l'onore della vostra partecipazione e delle vostre iscrizioni. Buona giornata e tanti auguri. Bene, il Presidente vi ha portato già un po' avanti, vi ha portato già all'università, ma d'altronde cominciate a pensarci anche per scegliere la direttrice su cui far muovere la vostra vita. E so che avete degli insegnanti molto capaci che vi aiutano e questo video lo dimostra, e quindi per questo passo subito la parola alla direttrice del vostro istituto, alla professoressa Triolo, perché ci... Così, dia anche lei un saluto rapido prima di cominciare la conversazione con Totò Caccio. Sì, pure con tanta emozione e con tanta gioia che abbiamo accettato questo invito. Un invito importante perché insomma, noi abbiamo vissuto il periodo del nuovo Cinema Paradiso e di questa ascesa di Totò Caccio e lo abbiamo anche seguito in questi anni in cui ha affrontato la prova, perché essendo insomma vicini in qualche modo io sono capitata nel B&B qualche anno fa, mi pare un primo maggio, quindi sì, in qualche modo c'è stato sempre un fil rouge, un filo di affetto per questo bambino che a 8 anni ha visto la gloria. Così quando il Nene Mangiacavallo ci ha invitati ho subito parlato con alcuni docenti che hanno coinvolto i ragazzi e abbiamo scoperto che i ragazzi non avevano, sono giovani, sono dai 15 ai 18 anni, non avevano visto il film Nuovo Cinema Paradiso, quindi già questo è stato il primo successo. Poi hanno affrontato la lettura del libro, infatti faranno delle domande, degli insegnamenti per questo momento che parte, come scrive nel libro Totò, dall'accettazione di questa prova, perché tutti nella vita affrontiamo delle prove più o meno grandi, ma l'importante è riuscire ad accettare queste prove. Quindi questo libro ci aiuta anche a trovare degli insegnamenti, ne parla appunto Totò nel libro quando dice delle barriere architettoniche, non sono solo barriere architettoniche ma molte sono barriere culturali, e noi qua siamo un istituto superiore e sulle barriere culturali e sulla rivoluzione interiore di cui parla Totò noi dobbiamo lavorare. Mi pare che siamo in cammino. Totò parla anche dell'importanza della scuola. C'era tra l'altro qua un passo che hanno scelto i docenti e gli alunni nel video dove si parla dell'importanza della scuola, della cultura, del sapere, quindi è sicuramente un messaggio importante. Io lo intitolerei di nuovo in un altro modo: la gloria, la prova e la gloria, perché per affrontare la prova e superarla, questo significa gloria. Quindi grazie. Gloria grazie al quadrato, Totò. Gloria grazie. 2.0. Bene, grazie professoressa, e la parola al sindaco
che sicuramente lavorerà anche lui per abbattere le barriere architettoniche in città, anche se venendo qui mi pare che abbiamo inciampato in qualche stradella malfatta. Sì, sì, questo è un limite, però vedremo. Ma le barriere architettoniche vanno abbattute di più, e questo è il messaggio che viene dal libro di Totò Cascio, che ringrazio. Sono veramente felice oggi di essere qua. Ho sposato al volo l'iniziativa, mi era stata anticipata da Nenè Mangiacavallo, e poi ci siamo visti a Milano con Felice Cavallaro, si è detto di fissare la data del 5 e quindi di prenotare la sala, il cinema. Ringrazio sempre la famiglia Lupo e la preside per l'iniziativa, perché quello che va battuto sono le barriere culturali. Ma non soltanto questo, il messaggio che lancia il libro di Totò, i ragazzi spero abbiano visto tutti il film, così collegano anche poi quello che è stato scritto nel libro. È un messaggio positivo, fondamentale, perché in un mondo globalizzato, noi viviamo la globalizzazione, voi ragazzi ancora più di noi che siamo già attempati, ma spesso è una globalizzazione, caro Totò, di superficialità, si vive troppo in superficie. Allora i ragazzi, i giovani soprattutto, quando si vive in superficie arrivano le prove, perché ognuno di noi prima o poi avrà una prova più o meno forte da affrontare, spesso si arriva impreparati. Allora il riscatto che noi dobbiamo avere, che ognuno di noi, così come hai fatto tu con grande consapevolezza, con grande impegno, con grande capacità, trovando fondamento, tu lo dici nel libro, anche e soprattutto nella fede, e il riscatto di questa nostra terra, di questa nostra provincia, deve passare attraverso la cultura. Se non abbiamo un riscatto culturale, noi non riusciremo mai ad avere gloria per i nostri giovani e gloria per il nostro territorio. Allora ringrazio Felice Cavallaro e l'Associazione della Strada degli Scrittori, ringrazio il grande impegno, il grande lavoro che sta facendo l'onorevole Nenè Mangiacavallo nel suo ruolo di presidente del consorzio universitario, ringrazio la preside Triolo, perché questa scuola è una scuola che rappresenta un modello, caro Felice Cavallaro, perché diverse sono le iniziative a cui abbiamo collaborato come amministrazione comunale, e dalla piantumazione dell'albero di Falcone, della talea del germe dell'albero di Falcone, tantissime altre iniziative di grande importanza, istituzioni di borse di studio a favore sempre dei giovani e della possibilità che i ragazzi abbiano un rapporto con la scuola, con la cultura, e pieno di significato, pieno di senso. Ragazzi, voi siete il futuro di domani. Sarete pronti ad affrontare le sfide del domani soltanto se vi cibate di cultura. La cultura deve essere il nutrimento per non essere secondi a nessuno ed essere assolutamente capaci di affrontare la realtà. Caro Totò, grazie. Mi hai fatto vivere momenti meravigliosi, eravamo tutti orgogliosi e ci sentivamo da ragazzi tutti un po' Totò Cascio. Lo dici nel libro. E eravamo veramente orgogliosi, invidiavamo sto bambino col dialetto siciliano che era al cinema e che ha partecipato e ha ricevuto un premio importante, l'Oscar. Adesso siamo orgogliosi, felici di averti qua per i messaggi positivi che lancia, e continua a essere un esempio per tanti di noi. Grazie al sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo. Grazie davvero, siamo entrati nel pieno del dibattito su questo libro, del quale abbiamo tante copie, quindi alla fine potrete prenderle, e Totò Cascio è pronto per il cosiddetto firma copie, ovviamente. Ma Totò, entriamo un po' dentro questo libro e questa tua vita, perché appunto noi ci ricordiamo del bambino che stava nella sala proiezione con Philippe Noiret, ci ricordiamo quel bambino che ritorna nei nostri sogni, anche perché Tornatore ce lo ha mostrato e lo ha plasmato in modo tale che è rimasto davvero inchiodato alla storia del cinema. Però appunto perché siamo adesso qui 34 anni dopo, ci racconti un pezzo della tua vita, di come è andata. Abbiamo sentito che la professoressa Triolo si è presentata un 1° maggio nel tuo B&B. E cosa è successo? Perché avevi un B&B? E cosa è la tua famiglia? Com'è andata? Ci racconti qualcosa che possa farci capire anche come hai vissuto quella gloria
e poi via via le vicende che si sono sviluppate. Sì, ho vissuto la gloria che avevo 8 anni, dopo Nuovo Cinema Paradiso, come hanno fatto i ragazzi nel video, ho fatto altri film. E quando eravamo pronti per partire tutti per Roma, io, mio padre, mia madre e i miei 2 fratelli, iniziarono i problemi agli occhi. Papà non se l'è sentita di portare la famiglia in una grande città, visto il problema mio, il problema che condivido con mio fratello maggiore, Carmelo. Papà ha avuto il fiuto, l'intelligenza di investire i guadagni, non sperperarli, ma di investire, cercando di dare un futuro più sicuro economicamente, più sereno a me e mio fratello. Ho avuto il fiuto di aprire 2 supermercati, poi, come ha detto la preside, un bed and breakfast, un ristorante con una sala eventi. Dove? A Chiusa Sclafani? Chiusa Sclafani, sì, esatto. Sta vicino a Palazzo Adriano. Sta vicino a Palazzo, sicuramente i ragazzi conosceranno il paese. Ci andremo perché c'è una produzione di ciliegie straordinaria. Vi invito io, certo, c'è la sagra il 19 di giugno. E poi sì, iniziando i problemi agli occhi, sono rimasto chiuso, ho fatto una vita, tra virgolette, normale, come tutti i ragazzi, con i miei amici, ho completato gli studi, nulla di che. Però la cosa che non mi andava, perché i giornalisti, il pubblico, le TV, non si sono mai dimenticati di me. Però io fingevo alla fatitica domanda che anche tu mi hai fatto qualche anno fa, perché Felice mi rincorreva per anni, poi è nata un'amicizia. Alla terza, alla quarta domanda, Totò, perché ti sei fermato? E io inventavo sempre scuse, e quello non andava bene. E finisco, perché poi mi taccio. No, io dico, ragazzi, che toccare il fondo forse è la cosa che abbiamo tutti bisogno. Perché se tocchi il fondo ti rialzi più forte di prima o rimani lì. Quindi io ho toccato il mio fondo, ho chiesto aiuto, ho levato via la maschera, ho trasformato la condanna in condizione, come ho detto poco fa. Bravo. E davvero, da lì sono ripartito. Da chi hai trovato un aiuto concreto, reale, per questo passaggio fondamentale? Prima in Dio, perché io sono credente e Dio non mi ha mai abbandonato. Ho sempre rivolto la mia preghiera in Dio, mi ha sempre aiutato, e credo. E poi ho chiesto aiuto, ho fatto un mio percorso di accettazione, di consapevolezza. Io, guardate che ero un prevenuto di natura, io psicoterapia, psicologia, eccetera, eccetera, mi sembrava tutto, perché non conoscevo. Ho fatto il mio percorso. E lì, giorno dopo giorno, sacrificio dopo sacrificio, non credevo di avere questa forza. E questa forza è uscita fuori solo quando ho chiesto aiuto. E quindi, eccomi qui adesso. A un tratto ne hai parlato anche con Giuseppe Tornatore? No, ne ho parlato prima con un giornalista che mi fece un'intervista qualche anno fa, giornale La Stampa. Lui non sapeva nulla del mio problema, io già ero nella fase ok, già ero un treno. La quarta domanda, dice Totò, dice, scusa, dice, ma perché non hai continuato? Io non ho continuato perché ho avuto la retinite pigmentosa con edema maculare, bla bla bla. Questa intervista doveva uscire per un allegato che si chiama Lo Specchio, la domenica, esce il giorno dopo. Da lì mi chiamano tutti i giornali, io avevo proprio bisogno di leggerlo, di parlarne e di buttare via la maschera. Quando poi mi chiama Tornatore, che mi chiama qualche settimana dopo, mi chiama Peppuccio e dice, Totò, scusa, ma come stai? Dico, mentalmente o visivamente? Perché mentalmente sto una favola. Visivamente no, ma ho accettato e quindi sono forte. E da lì già ho scritto. Poi mi ha fatto non so se avete visto il cortometraggio di Telethon che è uscito a Natale, poi ho scritto il libro, poi ho avuto il piacere di condividere con Andrea Bocelli che mi ha fatto il regalo della postfazione,
adesso proprio un mucchio di cose da fare, di progetti, quindi dai. Quindi gli esempi di Alessandra Binetti o Andrea Bocelli sono stati fondamentali? Non solo di quelle, ne parlavo poco fa con delle professoresse carissime. I miei influencer, con tutto rispetto, non erano Fedez o la Ferragni, ma sono personaggi con gli attributi: Zanardi, Bocelli, Bebevia, Annalisa Minetti, Mihailovic, personaggi che hanno trasformato il loro grido, la loro sofferenza, il loro dolore in forza. Protagonisti di altre prove. Protagoniste della vita. Hanno trasformato il loro dolore ed ecco che per me loro mi hanno contagiato, passatemi il buono del termine, in maniera proprio che mi hanno dato tanta carica, tanta forza ed ecco che io spero di essere di aiuto con la mia testimonianza. E poi c'è stato anche un passaggio, chiudiamo questa fase perché poi ne apriamo un'altra, parleremo anche di tanto cinema perché qui abbiamo anche la fortuna di avere con noi il direttore della Scuola Sperimentale di Cinematografia di Palermo, Ivan Scinardo, che tra l'altro è autore di un grande libro che io ho portato qui con me ed è Cinema e Giornalismo, che è una summa su tutto il cinema internazionale raccolto in 500 pagine. Quindi parleremo tanto di cinema. Ma per chiudere questa fase, ti chiedevo, quanto è stato importante, io lo so, ma lo facciamo dire a lui, quanto è stata importante Bologna? Bologna è stata importante perché avevo bisogno di condividere. E cosa c'è a Bologna? Con Bologna c'è un'eccellenza che è l'Istituto Francesco Cavazza, un istituto degli ipo e non vedenti, di cui io l'ho frequentato per 9 mesi nel 2018. Non mi sono fatto riconoscere, mi sono camuffato, però quei 9 mesi là per me sono stati un parto, perché condividere con ragazzi con la mia stessa problematica, senza piangersi addosso, guardando in faccia la realtà, con forza, con dignità. Ed io, che vivevo nel mio incubo, perché mi nascondevo, perché avevo paura, avevo bisogno di fare questo tirocinio, io lo chiamo, questo per me formativo, e da lì sì, ho buttato via la maschera, come vi ho detto, e ho ripetuto fino alla notte. E i tuoi compagni di avventura non sapevano che stavano accanto a Totò Cascio? L'hanno saputo, io sono arrivato a maggio 2018, l'hanno saputo a settembre dopo parecchi mesi, sì. L'hanno saputo dopo parecchi mesi, quindi mi sono scusato naturalmente, perché ho imparato a chiedere scusa, perché è giusto così. Bravo! Questo, come dire, è il vero film della vita di Totò Cascio, che però è... Ho chiesto pure scusa a parecchi giornalisti che mi dicevano il perché non ero pronto. E quindi nessuno, ragazzi, ci può costringere. Dobbiamo essere noi pronti. Io volontariamente ho lasciato il mondo dello spettacolo e volontariamente, prepotentemente, adesso ci sono rientrato, sempre con umiltà, perché la base, cari ragazzi, mai pretese, dobbiamo tutto, ce lo dobbiamo sudare, e quindi sì. Grazie per questa lezione di vita, davvero, grazie. No. Senza saccenza, ma raccontando se stesso, ci spiega come dobbiamo comportarci ogni giorno, e quindi grazie davvero Totò. Felice, sì. Chiudendo con l'istituto Cavazza lo ha frequentato Bocelli, sì. A tutti i costi io dovevo condividere con Andrea, persona straordinaria, orgoglio nazionale, lui ha frequentato e con due piccole paroline: Totò, non è un disonore, la vergogna è vergognarsi, non abbiamo nulla di cui vergognarsi. A testa alta, sempre. Detto da Andrea Bocelli e ripetuto da Totò Cascio. Bravi, bravi davvero. Dicevo che lui ha lasciato appunto alle spalle una vita piena di cose straordinarie, quella gloria di cui parlavamo poc'anzi. E quindi vorrei chiederti di raccontarci qualche
aneddoto, prima di passare la parola ai Vascinardo e ascoltare i ragazzi, ovviamente, vorrei così che ci raccontassi qualcosa di questi incontri eccezionali che tu hai avuto, ma addirittura a un certo punto si ritrova a vincere un premio al posto di Al Pacino, oppure, non so, sta girando un film, ha una simpatia ed è alloggia nella casa della traduttrice inglese del film che stanno girando, a un certo punto lui dice: ma che bello, mi piacerebbe, se mi sento un americano a Roma, chissà, mi sento Alberto Sordi. E la traduttrice che lo ospitava la mattina dopo si squillano alla porta e gli dice: senti, vai ad aprire tu. Apre la porta e si ritrova Alberto Sordi davanti, sorprese continue nella sua vita. E quindi raccontaci qualcosa. Sì, ho avuto davvero parecchie fortune, parecchie, che adesso ho condiviso nel mio libro. Ho avuto davvero la fortuna soprattutto di conoscere e lavorare con personaggi davvero umili, seri, grandi professionisti, da Massimo Ranieri a Franco Nero, Celentano, Mastroianni, davvero Peter Ustinov. Io non posso dire male di nessuno, ma sapete per quale motivo? Perché non facevano capricci, non si davano arie, e lì ho capito che solo i mediocri si danno arie, si danno, cambiano, che è la cosa più stupida che possa succedere. Quindi loro mi hanno insegnato che l'umiltà è la base, la serietà, la professionalità, la leggerezza quando è giusto di essere leggeri o superficiali. Quindi davvero inconsapevolmente mi hanno dato tanto. Che profondità nelle parole di Totò. Bene, io dopo aver ricordato alcuni di questi grandi protagonisti voglio aggiungere un nome, Jacques Perret. Ragazzi, è il Totò Cascio cresciuto di Nuovo Cinema Paradiso, l'attore che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa, quindi un applauso a Jacques Perret che sicuramente ci sta ascoltando. Anni fa si trovava in vacanza a Palermo con la famiglia, parecchi anni fa. Lasciò la famiglia, lasciò tutti, si prese una macchina e disse: non cercatemi perché nel pomeriggio voglio rimanere da solo. E tornò a Palazzo Adriano con una sorta di malinconia, a mio avviso, di nostalgia, ma nell'anonimato. Si è messo in piazza, ha goduto di una delle piazze più belle che ci sono in Sicilia, di quell'atmosfera. È stato quelle 2-3 ore. Ed è tornato via. E quindi sì, lo ricordo con affetto perché era un attore straordinario e parlavano i suoi occhi. E in quell'occasione avete avuto un rapporto, vi siete sentiti? No, lo hanno solo visto le signore, lo hanno riconosciuto le signore che si occupano del Museo del Nuovo Cinema Paradiso, e quindi lo hanno invitato, lo hanno riconosciuto, ma lui con semplicità, in maniera molto sobria, li ha salutati e poi è andato via. No, io no, non ho avuto più l'onore, la passione, però l'ultima scena di Nuovo Cinema Paradiso, la scena dei baci tagliati, è Nuovo Cinema Paradiso, è qualcosa di incredibile. Bene, questo è un aneddoto che magari troveremo nel prossimo libro di Iva Scinardo, al quale cedo la parola. Per raccontarci rapidamente. Felice, ho avuto degli assist straordinari, tra l'altro erano inseriti un po' in questo piccolo viaggio che faremo insieme. Sono io emozionato e sono commosso, finalmente conosco, oggi è difficile poi anche per un giornalista parlare di miti, no? Ma quando qualcuno mi chiede, dal mio punto di osservazione, che per me è un grande privilegio, occupandomi di giovani talenti che vogliono studiare il cinema e che non devono andare via da questa meravigliosa terra, dicono: qual è il film ovviamente della tua vita? Non esito nel rispondere: Nuovo Cinema Paradiso. E come si fa a non innamorarsi ancora oggi, rivedendolo tante volte, di Totò Cascio? Per cui quando Felice mi ha invitato a venire questa mattina qui, davvero mi sono liberato da tanti impegni per essere qui con voi, anche per
raccontarvi questa straordinaria esperienza che è una scuola di cinema, e sono veramente contento, preside, per il lavoro che hanno fatto questi ragazzi con l'aiuto degli insegnanti. Posso tranquillamente dirvi che potete candidarvi a frequentare una scuola, perché avete fatto un lavoro di montaggio davvero egregio, e non è facile cucire e mettere in sequenza questi frammenti straordinari che raccontano l'esperienza professionale di Totò. Volevo farvi fare un piccolo viaggio nel mondo del cinema, ma soprattutto nel cinema di Tornatore, per toccare alcuni punti, e poi vi ho portato due piccole clip entrando nell'attualità. Non posso dimenticarmi di essere giornalista, per cui rapidissimamente vi farò vedere il momento. Grazie, emozionante. Grazie, anche perché appena tu termini di parlare, dopo le sì. tue clip, ascolteremo di nuovo l'orchestra Toscanini, esatto, con Malena. Meraviglioso, meraviglioso. E quindi, allora, sarò rapidissimo, anche perché io lavoro con i ragazzi, quindi so che la curva d'attenzione poi rischia di scendere. C'è un grande filosofo, un sociologo francese, che è Edgar Morin, che disse già fin dall'inizio che il cinema rimaneva sospeso tra l'immaginario e la realtà. D'altronde, un secolo fa, anche i fratelli Lumière, a cui viene appunto imputata, diciamo così, la nascita della settima arte, ci hanno raccontato bene l'immaginario e la realtà proprio in un cinema, quando hanno proiettato questa immagine di un treno che sullo schermo, si sono alzati tutti e se ne sono andati perché pensavano che quel treno entrasse in sala. Eravamo alle origini del cinema, ma anche il neorealismo ci ha raccontato immaginario e realtà, legandolo però al territorio. Ecco, l'assist che mi dà Totò Cascio è il territorio, la piazza. Io vengo da Enna, sono di Enna, per cui so bene, sindaco, qual è il mondo delle piazze, cosa gira attorno alle piazze. Ho preso alcuni appunti, ma non preoccupatevi e non... vorrei proprio partire dalle parole che Tornatore disse a Sebastiano Gesù, che era uno storico del cinema che purtroppo ci ha lasciati e che ho avuto l'onore di avere come insegnante. Il mio amore per il cinema è nato vivendo in Sicilia. Lui ha vissuto fino a 27 anni nella sua bagheria, poi ovviamente ha spiccato il volo. E quindi il legame con la mia terra è stato talmente stretto e profondo da quasi non riuscire a distinguere le due cose. E forse da questo ha origine la scelta di ambientare storie che parlano di cinema nella mia terra. Non so se è stato più un atto d'amore verso il cinema o più un atto d'amore verso la mia terra. Queste erano le parole di Tornatore, ed è indubbio che quando lui sceglie i luoghi per ambientare i suoi film, dovete sapere che Tornatore, e Totò Cascio me lo può confermare, è maniacale nella scelta delle inquadrature, nella scelta dei personaggi che deve interpretare. Mi piacerebbe, Totò, sapere fra quante centinaia di migliaia di ragazzini sei stato scelto per questa parte che poi... Ma questa è una domanda che mi tengo poi alla fine per un piccolo cameo che ho preparato per te. Questi luoghi hanno condizionato molto Tornatore, addirittura lo hanno tormentato, luoghi dalla struggente bellezza, e sono pellicole che comunque hanno marcato il territorio a tal punto da renderlo identificabile. Palazzo Adriano era stato, poi c'è stata l'operazione, diciamo, di demolizione delle scene di Nuovo Cinema Paradiso, rimane comunque un'icona, e nell'immaginario collettivo rimane appunto nella storia del cinema. E quindi quando parliamo di cinema, lo spettatore è come se vive due realtà, una immaginaria e un'altra da sogno. E quindi cos'è che completa questa operazione? Le musiche. Le musiche ci immergono, ecco, il conservatorio ce lo ha dimostrato in apertura di questa mattinata, in un mondo onirico.
Sono passati 34 anni dall'uscita di Nuovo Cinema Paradiso e guardando voi e puntando gli occhi su quel proiettore, Totò lo diceva, nel finale c'è Tornatore che lancia la scena dei baci. Lui aveva chiesto a Fellini di fare questo piccolo cameo. Il cameo è un regalo, no? Un regalo prezioso. E Fellini probabilmente era impegnato nei suoi film, felice, e quindi qualcuno gli consigliò, esattamente, qualcuno gli consigliò, ma stai tu, perché Tornatore sta al proiettore e si vede la sua sagoma proprio prima che partono le immagini dei baci con l'indimenticabile attore che ci ha lasciato poco tempo fa. Quella è un'immagine davvero che per noi cinefili diventa iconica. Ma io voglio tornare alla piazza, perché la piazza è il tutto in un paese, il suono delle campane, la vita che scorre lenta, è nella piazza che si sviluppa la vita di comunità, è in quella piazza che abbiamo amato Leo Gullotta in quel ruolo meraviglioso che gli ha tratteggiato Tornatore. Ed è chiaro che quando il 17 novembre dell'88 usciva questo film, molti critici cinematografici pensarono e quindi furono convinti che quello era un film autobiografico. Tornatore raccontava la sua vita attraverso gli occhi, le parole, i movimenti, i gesti di Totò. E questo ovviamente è una proiezione, perché Tornatore stava giornate intere nella sua bagheria, raccontato da Nino Buttitta, con il quale ho condiviso un percorso di vita, era amico del papà di Tornatore. Loro andavano a cercare donne e lasciavano questo giovanissimo Tornatore nell'arena a scirupparsi 3-4 film di seguito, per cui non usciva mai dalla sala cinematografica. E tocco subito l'argomento, e mi avvio a chiudere, della musica, perché la musica è quella che ci restituisce le più grandi emozioni. Io ho un figlio musicista, fa il conservatorio, quindi immaginate, e poi vuole scrivere colonne sonore, quindi immaginate quanto sia fondamentale la musica. Musica che esce fuori da questo capolavoro del film documentario che ha preso il Davide di Donatello 2 sere fa, premio Cecilia Mangini, che era una grande documentarista che ho avuto l'onore di conoscere a dicembre nella mia scuola a Palermo, per il film appunto Ennio, dedicato a quel gigante che è Ennio Morricone. Io vi voglio proporre la clip della premiazione e poi vado a chiudere. Undicesimo Davide di Donatello su 25 candidature e l'albo d'oro di Giuseppe Tornatore. Numeri da record, questo credo abbia un significato particolare. Beh, sì, ha un significato particolare. Vorrei ringraziare l'Accademia del Cinema Italiano e la sua presidente Piera De Tassis. E in queste settimane mi sono chiesto a lungo quale fosse la ragione del successo del film. E non l'ho ancora trovata, a dire la verità. Non credo sia, senza nulla togliere ai miei colleghi, al montaggio, a tutto quello che si dice in giro, paradossalmente secondo me neanche alla musica. Credo che il segreto del successo di questo film sia nel modo in cui Ennio si sia raccontato, rivolgendosi al pubblico come un amico di cui ci si può fidare. Ecco, credo che sia questo il segreto del film, si è rivolto al pubblico come a un amico. Dedico il premio a mia madre e a Maria Morricone che ci stanno seguendo. Finito.
finisco. Era il 6 luglio del 2020 quando ci lasciava questo gigante del cinema e della musica, che era appunto Ennio Morricone. La scorsa settimana Tornatore ha presentato il film al cinema Rouge et Noir e lo ha fatto con una delicatezza e una naturalezza, raccontando molti episodi inediti. Ma per chiudere l'argomento della musica, lui, lo avete sentito, era il suo più grande amico, e quindi c'era quel particolare che disse Tornatore: le musiche non vanno agganciate quando il film è pronto. In genere i registi fanno così, mettono in sequenza tutto quello che hanno girato, tutto quello che hanno scritto e poi hanno girato, e poi mettono le musiche. Il compositore, il musicista, è coautore del regista, scrive le musiche guardando e osservando le immagini. Io voglio chiudere dicendo: siamo in un cinema, ci siamo drogati in questi 2 anni di pandemia, di serialità, di piattaforme, di TV. Vi prego, cancellate i vostri film dai telefonini e guardateli in sala. Bisogna ritornare nelle sale cinematografiche per continuare a farle vivere, e perché noi in maniera romantica giriamoci, guardiamo quella luce impolverata che esce dal proiettore, immaginiamo Tornatore che ci sta regalando un momento d'amore come quello che ci ha regalato, grazie, Totò. Grazie, Ivan. O chiudo con un picco, ho finito ieri sera, Totò, ma è bellissimo che tu adesso ti riascolterai. Io ho fatto un collage delle scene più belle di Totò Cascio a Nuovo Cinema Paradiso. E allora ascoltiamo questo collage, anche perché ci prepariamo poi all'esibizione dell'orchestra del Conservatorio Toscanini, che, al quale chiedo scusa per le spalle, perché dare le spalle a dei maestri così bravi è veramente un po' volgare, ma la scenografia è questa, quindi ci perdonerete. E poi loro ci faranno, ecco, ascoltare Malena.
che posso fare? Ma scrivo, sono padre di mio padre. Ecco, no, altro che se conosceva tuo padre, era altro. Sì, tra l'altro, e andiamo subito all'orchestra, ragazzi, veramente questo film, anche questo libro, alla fine ci lascia, come dire, quella... dobbiamo essere curiosi, come lo era questo bambino. E pensavo alle parole di Leonardo Sciascia, perché quella generazione, Sciascia, Gesualdo Bufalino, scrittori che leggerete, alla fine è cresciuta di sogni e grazie anche a queste... piccole pellicole che poi si ritrovavano a casa. Questo è, sono pagine che troverete negli Zii di Sicilia, di racconto di Leonardo Sciascia, a cui in qualche modo anche Giuseppe Tornatore si è ispirato. Qui abbiamo Pippo Di Falco che ha riaperto, era calmuto, la casa dove è cresciuto quel bambino che in qualche modo rappresentava la curiosità di una generazione che poi ha avuto modo di raccontare la vita come ha fatto poi ricostruendola Giuseppe Tornatore. Salvatore, grazie per questo riferimento, anche per il richiamo a Pippo Di Falco che ha riaperto Casa Sciascia. Voi leggerete sicuramente, se non lo avete già fatto, i libri di Sciascia, ma ricordate che questo grande scrittore della provincia di Agrigento, un nostro conterraneo, è nato a Racalmuto, ha vissuto in quella casa che potrete visitare. Ebbene, quel bambino Sciascia aveva uno zio che faceva il proiezionista proprio nel cineteatro di Racalmuto, e questa storia che ha poi raccontato così bene Giuseppe Tornatore, Sciascia l'ha vissuta davvero quando era bambino, perché Sciascia in quella cabina di proiezione prendeva gli spezzoni, se li conservava, se li portava a casa, e come ha detto Totò Picone, nei suoi scritti ritorna questo tema, e lo ha riproposto peraltro in un articolo che ha scritto in una sua rubrica per l'Espresso. Quindi sono anche a questa storia reale che Giuseppe Tornatore si è ispirato. E quindi voi che avete la fortuna di essere conterranei perfino di Leonardo Sciascia, oltre che di Andrea Camilleri, Pirandello e così via, avvicinatevi a questo mondo, a queste letture che poi fanno cultura. Ma cultura può sembrare una parola che fa venire l'orticario, fa spaventare, invece no, come vedete è un modo per raccontare pezzi della nostra vita, della nostra storia. E soprattutto, permettimi Felice, andiamo all'orchestra, affidiamoci ai sogni anche restando nelle nostre piazze che purtroppo si svuotano. L'orchestra della camera, l'orchestra da camera del Conservatorio Toscanini, ecco a voi, ci fanno ascoltare, anzi ci fanno rimmergere in un altro film straordinario di Tornatore, che è Malena. Dei ragazzi.
l'orchestra da camera del Conservatorio Toscanini di Ribera, diretta dal maestro Alberto Magnacci. Grazie, un forte grazie. Applauso che vi arriva anche dal web, dove ci seguono in diretta attraverso i canali social della Strada degli Scrittori. Prego. Grazie, grazie maestri. E adesso arriviamo alla parte forse più interessante della nostra conversazione, perché diamo voce ai ragazzi dell'Istituto Crispi. Cioè, sono tanti che vogliono fare una domanda al Totò Cascio e quindi Totò invitiamo, è pronto per rispondere. Li invitiamo e a salire sul palco. E anche un professore, mi pare, il professore sì. Daino, se non sbaglio. E quindi li invitiamo. Allora, invitiamo Leandra Lo Iacono, Tancredi Tortorici, Desideria D'Amico, Giulia Cascio e Giovanna Daino. E il professore, naturalmente, io... raggiungo voi, cinque così ragazzi, vi affido. Cinque ragazzi e un professore. Cinque ragazzi. Benissimo. E il professor Daino. Eccoli qua. Li accogliamo con l'applauso, naturalmente. Certo, grande applauso. Allora, scusate, io passo davanti per sì, avvicinarmi vai. A voi. Prego, ragazzi, venite. Ecco, raggiungete il... ecco qui. Ecco qui, no, 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 va bene. Facciamo subito le domande. Allora, tu sei? Leandra Lo Iacono. Prego. Classe terza C del liceo scientifico. Lo ripeti, quale classe? Terza C del liceo scientifico. Bene, potete anche togliervi le mascherine se non state così incollati l'uno all'altro. Così vi togliete le mascherine e parliamo a distanza. Lei è stato un bambino prodigio. Ecco, diamo del tuo a Totò. Vabbè, tu sei stato un bambino prodigio. Hai vissuto la tua giovinezza sotto i riflettori, dando prova di grande talento. Poi la tua vita è cambiata. In che modo questo ha contribuito a renderti la persona che sei adesso? Che spazio occupa nella tua vita il piccolo Totò che abbiamo apprezzato nella pellicola di Tornatore? Sì, mi ha, tra virgolette, condizionato. Rifarei tutto. Il mio percorso, il Totò che è il Totò bambino, mi sono ritrovato con lui, ci siamo riappacificati perché per anni ci siamo rincorsi e fa parte della mia vita, naturalmente, il mio biglietto da visita. Sì, ho ritrovato la spontaneità soprattutto, sì, sono io. Ma non hai mai litigato con quel Totò? Scappavo da quel Totò, solo scappavo. Grazie Leandra. Maria Giovanna Daino, quarta D. Domanda quarta D. Psicologia e mondo cattolico sono spesso guardati con sospetto e diffidenza reciproca. Alcuni ancora oggi considerano la fede e la psicologia due ambiti inconciliabili. Nel suo libro, parlando dell'autoanalisi e della fede, ha scritto che l'una e l'altra non sono mai state in contraddizione e che l'hanno aiutata a togliere gli argini a un fiume che implodeva dentro di lei. In che modo la psicologia e la fede hanno contribuito alla sua rinascita? Cosa risponderebbe a chi afferma che un buon padre spirituale è meglio di una terapia? Semplice. Se metti Dio al primo posto, poi viene tutto il resto. E quindi Dio ha creato tutto e poi viene tutt'altro. Un po' più forte. Buongiorno, sono Desideria D'Amico della Quinta FM. Volevo chiederle, lei in un passo del libro definisce Napoli come la strafaccia di Palermo. A quali aspetti si riferisce in particolare? Mi danno del lei, però non va bene. Sempre del tuo, No, no, o sono anziano, no. E allora, sì, la riferisco perché a Napoli ho avuto la fortuna di girare due film. Fatto Stanno Tutti Bene, quello che abbiamo parlato poco fa con l'immenso Mastroianni, e il Ricatto 2 con Massimo Ranieri. Dico che l'altra faccia di Palermo, perché come Palermo, e qua Felice, Ivan sono testimoni, hanno sofferto molto, sono città che meritano di più, però finiremmo domani se ci mettiamo a dire tutto. Sono state bistrattate, dai, la chiudo così. Però sono per me molto simili, per il cuore, per il calore, per l'orgoglio e per la voglia che hanno. E per la voglia di rinascere, di costruire. Prego. Un riscatto da mafia e altre, altre cosacce. Altre piaghe. Sì. Buongiorno, sono Giulia Cascio della Quinta C. Giuliana? Giulia Cascio. Giulia Cascio.
cognome, cognome, con questo cognome. Lei potrebbe essere testimonial eccezionale. Tu potrai essere... Professoressa, non ci siamo. Potrei essere testimonial eccezionale di una campagna di sensibilizzazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che specie qui da noi in Sicilia penso sia molto urgente. Si è mai mossa in tal senso? Perdonami, la fine? Si è mai mossa. Ah, sì, è il fine, il fine, il fine. Il fine è proprio quello di crescere e di migliorare tutti insieme. Bisogna naturalmente, come ha detto poco fa il sindaco Ruvolo, perché ci sono e naturalmente le istituzioni, quelle intelligenti, ascoltano, sono molto acute, e dobbiamo tutti fare tanto, non solo le istituzioni, perché a volte ce l'ha, è facile contro il politico. Anche noi cittadini dobbiamo essere bravi, pronti e intelligenti. Bravo. È così. Tancredi? Sono Tancredi Tortorici, della quarta B. Volevo chiedere, dopo questo periodo di pandemia, noi ragazzi ci siamo ritrovati fragili, deboli e disorientati, accompagnati spesso da paure ed insicurezze che ci fanno andare avanti per forza di inerzia. Quale consiglio potresti darci per trovare la forza di uscire da questa delicata fase, prima che, parafrasando le parole del tuo libro, la nostra anima sofferente la misura diventi colma? Come ti chiami, scusami? Tancredi Tortorici. Tortorici, facilissimo. Tiriamo fuori gli attributi, che è la cosa più importante, e andiamo avanti. E andiamo avanti. Grazie ragazzi, grazie. E grazie naturalmente. La sua stessa vita è la risposta a questa domanda di Tancredi. Dicevo grazie a tutti voi, anche alle vostre docenti naturalmente, alla professoressa Messina, alla professoressa Taglialavoro. Abbiamo qui il professor Daino. Professor Daino. Sì, appunto, il professore Calogero Daino. Eccolo qua ragazzi, fatelo passare. Che più che altro è una piccola, brevissima testimonianza d'affetto sicuramente nei confronti di questa storia, della storia che è contenuta in questo libro. Prego professore. Grazie mille, grazie ragazzi, grazie Totò per essere qui. Mi permetto di darti del tu, anche perché siamo fratelli in un certo senso, perché anche io ho una storia molto simile alla tua. Non ho la retinite pigmentosa, ma ho una subatrofia settottica che mi impedisce di vedere lontano. Vediamo con il cuore. Anche io da piccolo, la preside si ricorderà sicuramente, perché sapete, è stata la mia preside sin dalle elementari. Sì. E ora è la mia preside in quanto docente, ed è molto bello questo. La preside di una vita. La preside di una vita. Nonostante abbia appena 35 anni, non fatevi il conto perché si scopre l'età. Sì. Anche io da piccolo ho subito, in un certo senso, un'emarginazione però autoinflitta, perché anche io in un certo senso avevo paura, non mi sentivo all'altezza, come tu scrivi alla fine del tuo libro. Ho avuto la fortuna di avere sempre al mio fianco non solo una famiglia che non mi ha mai fatto mancare l'incoraggiamento, ma anche proprio mi ha messo nelle condizioni di essere autonomo al mille per mille. Ho avuto compagni di classe prima, amici poi, che non me l'hanno mai fatto pesare. Ora ho al mio fianco anche una ragazza che veramente non mi fa mai pesare il fatto di non poter portare la macchina. Ho anche, devo dire, degli alunni che mi vogliono bene. E quindi Totò, ti voglio dire grazie per quello che hai scritto, perché il nostro compito, anche se in maniera diversa, è quello di lasciare un segno. Io come insegnante, tu come attore, come posso dirlo, come influencer 3.0, ti voglio dire grazie proprio perché hai messo per iscritto quello che tanti di noi vivono giorno dopo giorno.
e la tua testimonianza sicuramente sarà di supporto per tanti che non hanno avuto, oserei dire, la nostra stessa fortuna di avere alle spalle delle persone che ci hanno spinto avanti. A loro voglio soltanto dire una cosa, quello sì di non vergognarvi mai, ma anche di sapere che la diversità nelle sfere sensoriali è veramente un valore aggiunto. I miei lo sanno, i miei alunni lo sanno perché ho la lingua longa, no? Cioè che mi manca negli occhi o anche nell'udito. Infatti le persone mi dicono: ma chi ha l'ultrasuoni? Cioè, professore, chi ha l'ultrasuoni? Come fa a donare i tinni? Sì, ce ne accorgiamo, perché è veramente un valore aggiunto. Quindi grazie Totò. Grazie a lei, professor. Grazie professore. E grazie a Leandra Loiacono, Tancredi Tortorici, Desideria D'Amico, Giulia Cascio e Giovanna Daino. A voi ancora un applauso. Caro Totò, noi ci avviamo rapidamente alla conclusione, ma le parole del professor Daino mi hanno fatto pensare a quelle di Andrea Camilleri, quando diceva: ma sapete che c'è? Adesso che non ho più gli occhi, mi sembra di riuscire a vedere molto più lontano di quando riuscivo a guardare da vicino. E quindi c'è un modo che può aiutarci a guardare e a vedere le cose anche senza il dono della vista, purché ci si metta il cuore, l'impegno, la capacità di comprendere gli altri. Forza di volontà. E quindi continua tu. Forza di volontà, tenacia, e quindi davvero credetemi, ho girato tanto e sono emozionatissimo oggi, spero che sia un arrivederci. Ribera mi ha portato fortuna già nel 1989, spero anche adesso nel 2022, cosa augurare. Buona vita a tutti voi cari ragazzi, grazie di cuore per l'attenzione, a presto, grazie a tutti. E mentre l'orchestra Toscanini intona le note di Baria, voglio dirvi che questo arrivederci forse si realizzerà davvero, perché, ultima domanda per Totò Cascio, sì, probabilmente questo libro, occasioni come queste, diventeranno uno spettacolo che Totò Cascio vuole portare in tutti i teatri italiani e penso anche a Ribera. Il minimo. Grazie a tutti, e ciao allora, ragazzi. Io direi, se siete d'accordo, siamo ormai alla fine, l'avete capito, ascoltiamo Baria, però volevo invitare sul palco, così l'ascoltano assieme a noi, anche lì dietro, vicino all'orchestra, i ragazzi, e ci tengono molto ad essere qui, i ragazzi che hanno realizzato quel video. Abbiamo iniziato con quel video che Totò ha molto apprezzato: Luca Birritteri, Elisa Campione, Ludovica D'Angelo, Asia Ficara, Gaia Marchese, Giuseppe Sgro, Clelia Tortorici, Giulia Triolo e Jack Virgadamo. Video che Totò Cascio vuole che dobbiamo far recapitare subito a Totò Cascio attraverso, ecco, l'onorevole Mangiacavallo già ci sta pensando. Questa è la velocità del consorzio Empedocle di Agrigento. Le cose si dicono e si fanno, e noi della strada degli scrittori così stiamo facendo da diversi anni, grazie a Felice Cavallaro che ha coordinato, presentato e conversato questa conversazione con Totò Cascio. La coordinata Totò Piccolo. E grazie naturalmente a Iva Scinardo, al sindaco, alla dirigente dell'istituto. Il maestro ci chiude questa straordinaria manifestazione qui a Ribera con le note di Baria e anche un nostro omaggio, se vogliamo, e di auguri a Tornatore, che proprio recentemente, come si diceva, ha avuto un altro premio. Sì, dicevamo, un omaggio anche a Ennio Morricone. E ricordo il firmacopie finale dei libri di Totò Cascio. Sì, nella sala qui attigua, se volete potete acquistare il libro e Totò Cascio sarà disponibile per, come diceva uno scrittore nostrano, di autenticarlo. Prego l'orchestra.
l'orchestra del Toscanini di Ribera, diretta dal maestro Alberto Magnaci. Bravi, bravi, grazie. Bravi tutti. Grazie bravi a tutti, ragazzi. Grazie a chi ci ha seguito dai social. Viva il cinema, la gloria e la prova. Grazie a Totò. E grazie naturalmente ai tecnici, al cinema e a chi ha voluto e concesso questa straordinaria manifestazione e a chi ha seguito le fasi della diretta. Grazie a tutti voi e alla prossima.